Ciao. Oh, buongiorno. Ciao. Sono Sandra, l'insegnante di Elvio Brocchi e di Cinzia Bagnetti. Sono venuti nella nostra scuola come due semplici ragazze che volevano imparare le danze folk romagnole, quindi a ballare. Ci alleniamo per il 1° di aprile, no? Tanto per sì, infatti io con la tricilica l'ho tagliato. Sì. Io oggi direi di allenarci su questo. Così facciamo una cosa, mi fate vedere subito il pezzo intero, montato, come l'abbiamo, dai, come ce lo ricordiamo. Come ve lo ricordate, sono passati 10 giorni da quando l'ho pronto. E poi correggiamo quello che c'è da correggere. Okay. Poi, sotto nostra consegna, hanno sostenuto l'esame da maestri di ballo, sono diventati appunto tecnici. E ora anche loro gareggiano nella classe master e sono tecnici, quindi giudici di gara. Mirko e Sandra li abbiamo conosciuti 16 anni fa quando abbiamo iniziato la scuola e all'inizio erano proprio solo i nostri insegnanti, poi frequentandoci per tante ore alla settimana nasce anche un rapporto di fiducia, di amicizia in un certo senso. Sono state le persone che ci hanno sempre dato quella fiducia e soprattutto ci hanno sempre spronato anche nei momenti magari in cui ti senti un pochino demoralizzato. Un braccio! Insegnanti di ballo, Mirko e Sandra sono pluricampioni italiani di danze folk. Quando li abbiamo conosciuti già erano campioni, abbiamo un rapporto di amicizia dopo tanti anni. Cioè, noi balliamo è merito loro perché noi non facevamo proprio due passi. Va bene, se dobbiamo mettere a posto due o tre cosine che... L'apertura. L'apertura, sì. Quella in cui cerchiamo. Esatto. Le mani devono essere sempre definite. Quando arrivi in apertura, la mano è sempre definita. La mano la raccogli, vai da lui, quando lo abbracci. Quando poi fai il casquè, giù avevamo detto, e guardavamo in avanti. Ecco, dobbiamo aprire verso il pubblico così. Sì. Puoi fare questo così. Sì. E essere così, sì, verso il pubblico, esatto. Leggero, no, invece ma lì te la devi regolare, te la devi giostrare un attimo te davanti. Abbiamo visto l'unione di valzer, mazurka e polka, e che sono appunto le tre discipline regine, diciamo, del nostro ballo. Loro prima si sono presentati con un'introduzione un po' a livello artistico e poi hanno fatto i passi tipici romagnoli del ballo. Non arriveremo mai a fare quello che fanno loro perché hanno cominciato da bambini, invece abbiamo cominciato in età un pochino più avanzata, però sono sicuramente i nostri miti dal punto di vista del ballo. La Sandra, diciamo che è una maestra molto equilibrata, per noi sono degli amici.